Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova video recensione. Siamo qui per fare il terzo video assaggio per quanto riguarda il marchio Fiorentini e oggi andremo a provare 5 gusti di gallette differenti. Inizio con la prima. Ormai ultimamente questo colore lilla viola mi perseguita un po'. Marchio Fiorentini gallette bio gusto Camut, sia alla linea no alla fame. Eccole qua. Allora, fonti di fibre senza sale aggiunto a basso contenuto di grassi. Beh, poi qui c'è tutta la storia del marchio Fiorentini. La confezione è da 120 grammi e qui ovviamente ci sono riportati i valori nutrizionali per 100 grammi a 375 calorie, 2,7 grammi di grassi, carboidrati 66 grammi, fibre 7,4, mi sono dimenticata di dirvi zuccheri 1,3 e proteine 18. Ovviamente poi non ve le dirò per tutte perché alla fine stiamo lì, però ovviamente vi lascio il link delle gallette giù nell'info box, trovate tutto su ASFood, come sempre avete il mio codice sconto che è giù a 0,10, così vi andate a guardare gli ingredienti e anche le varie tabelle nutrizionali. Stiamo lì, come va. Questa è la mattina con marmellata e burro d'arachidi, la mia combo preferita da sempre. Spezziamo perché, mamma mia, sto facendo un macello. Buona. Somiglia un po' alla galetta di farro. Niente male. Solitamente queste galette così sono sempre sottilissime, secche, invece queste no. Infatti, spesso mi scrivete, parlo in generale perché di solito quando si va al supermercato, almeno parlo per me, nei supermercati che comunque di solito acquisto, non si trovano tanta varietà per quanto riguarda le gallette, quindi solitamente si trova sempre la classica, quindi quella normale, quella al mais, massimo quella al farro, e solitamente la voglio paragonare un attimo a quella al farro, è sempre secca, sottilissima, brutta, spesso sembra proprio di mangiare cartone, invece no, devo dire che questa qui gusto Camut è molto buona, però sapete che non mi ci voglio soffermare tanto perché voglio andare avanti che abbiamo tante gallette diverse. Andiamo con questa qui, bio riso nero e curcuma, secondo me questa è meravigliosa. Gallette senza glutine, a basso contenuto di grassi e fonte di fosforo e magnesio. Vabbè sì, i valori siamo lì, c'è qualche caloria in più, però vi dico, andate giù, almeno vi vedete tutto nel dettaglio, giù nell'info box. Eccola qua. Il riso nero si sente tantissimo. Poi io sono anche un amante, quindi è un punto in più. Curcuma, devo dire la verità, si sente, però sono ben amalgamati entrambi gli ingredienti principali. Che ovviamente si sente, ma non è stucchevole, non è quella cosa forte, invasiva. Si sente ovviamente sia il riso nero ma anche la curcuma. Vado avanti, poi dopo vi faccio la classifica generale, anche perché ci sta chi utilizza comunque queste gallette nel proprio quotidiano, quindi ci sta, dice, io voglio acquistarle, però voglio andare, diciamo, mirata, non voglio comprare gusti comunque simili ad altri, quindi per questo io vi ho fatto anche questa recensione. Ci sono io che vi faccio le recensioni. Andiamo. Semi di chia? Sì, andiamo con semi di chia. Anche questo è vegan e senza glutine, fonte di fibre e basso contenuto di grassi saturi. Eccola qui. Quello che amo è, oltre al prodotto in sé che si vede da un miglio lontano, che è un prodotto di qualità e non stiamo parlando di una classica galletta uguale alle altre, e quindi questo, ma poi anche il pack. Solitamente c'è davvero una semplice cosa, vedete pure la confezione esterna. Ovviamente questa qui è a base di mais,
Infatti abbiamo completamente una forma diversa, vedete? Pure colore e tutto. Buono il sapore, però nulla di particolare tipo rispetto a quella riso nero e a curcuma. Ecco, questo ad esempio sembra di mangiare una classica galetta di mais, quindi rispetto alle altre due, già vi dico, per la loro comunque particolarità, già vi dico, prendete Camut e prendete riso nero e curcuma. Questa è buona sì, però non ha nulla di eclatante rispetto alle altre. Senza glutine, fonte di fibre e proteine, fonte di ferro e fosforo, con gallette bio, con legumi. Questa anche mi ispira tantissimo. Questa è un po' distrutta, sempre a base di mais. Ecco, questa è la mia preferita in assoluto. Vi giuro che è buonissima. Sì, questa è la mia preferita. Mais 79%, legumi 20%, ortaggi in proporzione variabile, fagioli, lenticchie e ceci, proteine di pisello, sale marino, olio di mais. No, scusate se rido, ma da quando ieri ho registrato il video dei fiorentini, per quanto i fiorentini, per quanto riguarda gli altri prodotti, quando leggo sale marino mi viene da ridere, perché io sono stato via a dire sale marino, sale marino, sale marino. Il pomeriggio registrai altri video assaggi di altre cose per i video natalizi. Sale marino, sale marino. Infatti ieri a ridere come le pazze mia sorella. Assoluto la mia preferita. Vedete? Ultima quinoa, sempre senza glutine, sottili e croccanti a basso contenuto di grassi. Mais 89%, quinoa 10%, olio di mais e sale marino. Ok, assaggiamo. Buona anche lei. Veramente buona. Ok, vi faccio la classifica. La classifica è sempre un qualcosa di personale, però ovviamente vi faccio per il gusto, diciamo, più particolare, ecco, a mio avviso. Primo posto, ovviamente, legumi, meraviglioso. Poi, secondo posto, io ci vado ad inserire quinoa, perché mi è piaciuto molto. Terzo posto, riso nero e curcuma. Quarto posto, questo qui al Camut, e quinto posto chia, quindi questo qui semi di chia, buono, però sinceramente tra tutti a mio avviso come sapore è il meno particolare. E quindi nulla, io spero che anche questo video recensione vi sia piaciuto, io vi aspetto nel quarto video recensione, che sarebbe l'ultimo, che io vado subito a registrare. Ciao!